Ci occupiamo brevemente dei termini cronologici entro cui era chiuso il cosiddetto Alto Medioevo. L'Alto Medioevo va dalla fine dell'Impero d'Occidente, Impero Romano d'Occidente, 476 d.C., al X-XI secolo d.C., quindi intorno al 1000-1100. Caratteristiche dell'Alto Medioevo sono una forte crisi demografica, cioè un drastico calo della popolazione tra gli anni 500 e 700, una diminuzione delle terre coltivate e l'estensione conseguente di boschi e foreste. È sufficiente per chi ha anche un piccolo terreno vedere cosa succede se lo si lascia incolto per un paio d'anni. Nascono prima arbusti e poi alberi più grandi. L'Alto Medioevo è caratterizzato anche dall'economia di sussistenza. Si produce in pratica solo quello che è indispensabile per sopravvivere. Non c'è il cosiddetto surplus, cioè la produzione in eccesso, che consente un guadagno e quindi anche un risparmio o un accumulo di denaro. Vi è la fine o comunque il crollo del commercio marittimo, si diffonde il latifondo, ovvero un terreno agricolo di grosse dimensioni che appartiene a una famiglia ricca, ma viene dato in affitto diviso in frazioni, in quelle che vengono chiamate particelle di terreno a contadini più poveri, che ovviamente dovranno averne cura, coltivarlo e in cambio dare una parte del raccolto al padrone del terreno. Uno sguardo anche alla suddivisione in epoche storiche, che può sempre essere utile. La preistoria va dalla comparsa dell'Homo sapiens sapiens, che dovremmo essere noi, circa 10.000 a.C., fino all'invenzione della scrittura, che può essere collocata, sia pure con diverse differenze, da un luogo a un altro e da un popolo a un altro, intorno al 3000 a.C., l'età antica dal 3000 a.C. fino alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Come già detto, 476 d.C., il Medioevo dal 476 fino al XV secolo. Qui vengono di solito indicate due date possibili per la conclusione del Medioevo, cioè il 1450 circa, con l'invenzione della stampa, oppure il 1492, con la cosiddetta scoperta dell'America, che in realtà era ben nota a chi comandava, però venne pubblicamente riconosciuta in quell'anno. L'età moderna va dalla fine del Medioevo, con queste date possibili che abbiamo appena indicato, fino alla Rivoluzione francese, che si è svolta dal 1789 fino al 1795. L'età contemporanea da quel momento lì, quindi fine XVIII secolo, fino ai giorni nostri. Peraltro già si parla di età post-contemporanea. I cambiamenti sono stati moltissimi in questi secoli, dal XVIII ad oggi, e quindi è molto probabile che gli storici in futuro opereranno ulteriori divisioni. Per questo video è tutto, vi ringrazio. Se volete, se potete, seguite ogni giorno le pillole umanistiche su TikTok e iscrivetevi al canale YouTube Umanistiche Online. Non costa nulla, ma è un aiuto al nostro modesto lavoro.